Con questo vi lascio augurandovi buon Natale e ci rivedremo sabato prossimo sulla via di Damasco. Sarà l'ultima puntata dell'anno, saremo in pieno clima natalizio. Caro bambino Gesù, cerca di capirci. È difficile per noi, generazioni dell'era super tecnologica, continuare a crederti come i pastori delle colline di Betlemme. C'è chi afferma che la tua nascita in una misera stalla sia fiaba ad altri tempi e, senza troppo rumore, qualcuno vorrebbe metterti in soffitta insieme al presepe per fare del Natale una festa più adatta a tutti, cioè senza di te. Ai bambini non si insegna più a scrivere la letterina di Natale a Gesù Bambino, mettendola, come facevo io, sotto il piatto di papà prima della cena natalizia. Preferiscono scrivere a Babbo Natale e noi adulti abbiamo una grande responsabilità se non avvertono più il fascino spirituale del Natale. Ci siamo fatti distrarre da troppe cose che ci sembrano più importanti e non abbiamo trasmesso loro l'essenziale del Natale, che è proprio il dono della tua nascita. Caro Gesù Bambino, anche se ti stiamo cacciando, non te ne andare. Nonostante le apparenze, siamo in tanti disposti ad accoglierti perché per noi il racconto della tua nascita dalla Vergine Maria è verità di fede che ha cambiato la nostra vita. Aiutaci a resistere alla tentazione delle mille luci che ci abbagliano, facendoci diventare così miopi da non riuscire più a leggere persino dentro il nostro animo. Regalaci la tua umiltà, anche se non sembra più una virtù, perché se ti fai agnello mansueto ti sbranano i lupi che circolano dappertutto. Qualcuno dice che se le cose nel mondo vanno male è persino colpa tua, perché non intervieni, e qualche volta anch'io cado nel dubbio. Ma da chi possiamo andare se non da te, che sei l'unico a non tradirci mai? Resta con noi, perché se tu ci sei, nulla ci manca. E aiutaci a farlo comprendere anche a chi non ci crede e fa fatica ad accettarlo, perché solo così Natale è veramente il tuo e il nostro Santo Natale.